Vola, mio mini pony, vola, quante avventure tu vivrai. Ecco, ora spero che non mi censurino il video per questa cacata di sigla con Cristina D'Avena. Ma soprattutto mi sono accorto ora che i mini pony non sono unicorno, quindi non c'entra un cazzo con il tema e ho sbagliato e so già che ci sarà qualcuno di voi che nei commenti mi dirà: "Ma Dave, non c'entra niente con gli unicorni". Lo so, l'ho capito adesso. Ok, quasi quasi possiamo andare a farci un giretto lì sull'isola dei carnivori, l'isola più bastarda che ci sia. Perché magari ci troviamo un bel T-Rex livello 120 e forse ce lo tamiamo. Adesso speriamo solo di non trovare degli squali che ci mordicchiano le chiappe. No, ok. Devo dire che il cavallo, tutto sommato, è anche veloce nell'acqua. Bene così. Na 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 na. La, cos'è quella roba bianca? Cos'è quella roba bianca sull'isola dei carnivori? Oh my god! Oh mio dio! Non me lo dire! Me lo sto dicendo! Ve lo dico! È lui! L'abbiamo trovato! Oh mio dio, ma è bellissimo! Oh mio dio! L'abbiamo trovato! Ma quanto sono felice! Cioè, è 2 ore che giravo, ma non ci speravo di trovarlo. Oh mio dio, guardate che bello! Oh madonna. Vabbè, ok, dobbiamo tamarci. No, no, non scappare! No, ti voglio bene! Vieni qui, piccolino! Non andare di là che ci sono i tirannosauri! No, ti prego, era tanto bello qua! Vieni qua vicino! Calmati! No! Ehi! Tu! Giù! No, ho sbagliato! Giù le zampe! Dal mio pony, via! Ah, dai, ti ho messo il rossetto, ti ho messo. Dove cacchio è andato? No. Qui me lo ammazzano subito, ma sono bastardi programmatori, eh. Mettere il cavalluccio nell'isola dei carnivori. Dove è andato? Porca di quella miseria. Ora io ho solamente le carote. Spero che si possa tamare con le carote come abbiamo fatto per il cavallo. Adesso. Dimmi che è ancora vivo, dimmi che non me l'hanno già mangiato. Dove? Su, sì, bravo, bravino lì. Ci sta andando anche di culo perché non ci sono carnivori. Tocchiamo il ferro, toccati tu le palline con lo zoccolo. Ok, stai fermino, non ti avvicinare. Via dall'unicorno. Togliamo via l'arma. No, ma dai, cazzo. Ah, meno male, ha girato di là. Ok. Ok. Calmati perché altrimenti ti sparo una. No, cazzo, vieni qui. Ti sparo una dose di valeriana, porca di quella miseria. Allora, tranquillizzati. Fermino lì. Ok, si è incastrato e non vedo nessuno, meno male. Ok, sta lì fermo. Vediamo un pochettino. No, no, è ancora agitato. Mannaggia a te. Non andare laggiù. Vieni qui. Laggiù ci sono tutti i cattivoni. Dove vai? No, 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 no. Allora, prendiamo stallone e seguiamolo, porca di quella miseria. Ah no, ok, si è tranquillizzato. Ok, molto bene. Allora dobbiamo avvicinarci quatti quatti, leggeri, veloci, silenziosi come un bradipo in calore. Allora, se si girasse dall'altra parte. Bravo, no, girati dall'altra parte, grazie. Ecco, incastrati in qualche pietra. Tutte queste pietre fortunatamente giocano a nostro vantaggio. Allora, pigliate sta carota, bravo! Così! No, ho sbagliato! Non ho schiacciato il tastino. Fammi salire, fammi salire! E dai! Ok, bravo, si è mangiato la carota, molto bene. No, t'ho detto di non andare di qua che ci sono i cattivoni! Bravo, girati così. Ok, siamo al 7%, la strada è ancora molto lunga. L'importante è non incappare in qualche nemico, perché se così fosse, che bisogna fare? Bisogna scendere, l'unica cosa che si può fare. Scendere al cavallo e difenderlo. Diversamente dovrebbe essere abbastanza facile di qua. No, bravo, incastrati qua sotto. Molto bene. No, si è già scastrato, ma che bastardo. Ok, mangiati la carotina.
Siamo al 4, quindi ogni carota è il 7%. 100 diviso 7, cazzo, non c'ho voglia di fare i conti. Allora, oddio, cos'è quella cosa laggiù? Vedo una cosa che cammina, cos'è? Ok, bene, stiamo qui, che se stiamo qui nell'angolino qua sotto, tutto sommato, mi sembra tranquillo. Poi se ti incastri così, va alla perfezione. Bravissimo, cavalluccio mio, unicornino mio. Mi sono sempre... No! Aia! Bastardo, lascia il mio unicorno, muori. Cazzo, non è morto. Bastardone. Mollo, eccoti lì. Ok, bravo unicornino mio. Oh, è già tranquillo, strano che non scappa. Vieni che ti salto in groppa. Fermati. No, perché si mette a correre adesso? Scusa, dovevi correre prima. No, nell'acqua no. Nell'acqua no. Ci sono gli squali, torna indietro. Fuck. Porca di quella miseria. Stallone, vieni qui. Dobbiamo aiutarlo. Stallone? Mortacci tu. Stallone, morti. Vieni qua, porca di quella miseria. Lo vedo brutta. Molto brutta. Vieni. Dobbiamo andare. Se ci sono gli squali, cosa devo fare? Devo darti impasto per salvare. No, scherzo, non ti do impasto. Sì, insomma, più o meno. Allora, no, non ci sono squali. Siamo fortunati, non ci sono squali. Ok, meno male. Allora, vorrei capire adesso questo dove cazzo vuole andare. Se va dall'altra parte non sarebbe neanche male perché è più tranquilla. Dai, andiamoci a fare una passeggiata, ti scorto. Oh, bene. Bene, dai, guardiamo se non ci sono squali sotto perché è la cosa più importante. Cazzo. Cazzo, sono pure in due, nemmeno uno, due. Porca miseria, mo che faccio? Li devo distrarre, mannaccia, venite di qua. Mangiate me che sono dolce, buono e succulento. Quello bianco invece è insipido. Porca miseria. Dobbiamo zigzagare anche perché sto unicorno mi sembra più lento del mio cavalluccio. O sbaglio? No, oddio, sono molto vicini gli squali. Aiuto. Aiuto. Perché? Aiuto, cavalluccio. Sbrigati ad andare sulla costa. Mortacci tue, dai. Aia, aia. Ai. Mi ha mozzicato le chiappe? No, mi sembra di no. Ai. Aiuto. Ok, svegliato. Dove è andato? Non lo vedo più. No, dov'è? Oddio, lui lo vedo. Dov'è l'unico? No, che bastardo, sta girando lì. Ma dai, che ti mancano 2 metri ed esci dal mare. Ma siete bastardi programmatori, come cazzo li avete programmati, sti unicorno? Perché sta girando lì come un deficiente sott'acqua? Adesso mi muore pure affogato. No, lo squalo. No, vedo lo squalo. Lasciami l'unicorno. Lasciami l'unicorno. Unicorno, mortacci tue, esci. Ma che cazzo stai a fa? Smettila di girare. Non sei una trottola. Aia, lo squalo. Che culo che sta attaccando me. Ok, abbiamo pure gli squali stupidi, oltre gli unicorni stupidi. Adesso lo sparo. Dai. Vediamo un pochettino. No, non... ha smesso di seguirmi. Sei bastardo. No, il mio unicorno lo sta attaccando. Oh fuck. Cioè, assurdo, è sopravvissuto. Com'è possibile? Ok. No. Vieni di qua. Dove stai? Ok, bene. Bene. Cos'era quell'uccello? Ma bastardo. Ha pescato un pesce, ma dimmi te. Ok. Bene, si è arrivato sulla costa. Ma che botta di culo. No, di qua no. Gira a sinistra. Tacci tue, ma sei ma mo ti spa. Guarda, mo ti sopprimo io. Vai fuori dall'acqua. Che hai appena mangiato, poi ti viene la congestione. Via. Ok. Vieni che adesso ti salto in groppa, mannaccia. Stallone, seguimi. No, c'è quello lì che è cattivo. Attento, c'ho le spine. Vieni che ti salto su. Fammi salire. Perché non posso salire? No, mi sa tanto che ho perso tutto il timing. Tutto, oddio, eravamo al 14%. Fermati, cazzo. Stallone, dove stai? Vieni, va. E qua. Ok, si è tranquillizzato. Molto bene. Oh, che ansia, ragazzi. Stai fermo, mannaccia a te. Non so se con le bola l'avrei potuto bloccare, ma non ce l'ho, tanto che me frega. Vieni che ti infilo il carotino. Vieni, ok. Fammi salire, cazzo, fammi salire. No, fammi salire. Ok, sono salito, mangiati sta carota. Bene. Bene, siamo al 14%.
tutto. Perché sta scendendo la domestica? 12%. 11%. Perché? 18, 18. No, ma dai, c'è l'addomesticamento che scende. Ma sulla base di quale teoria? Perché sta scendendo? Niente, gli ho dato un sacco di carote, ma continua a scendere l'addomesticamento. È più quello che scende che quello che guadagno. Guardate che roba. Temo che si sia buggato. Ma che sfiga. Ma dai, ma oggi non è venerdì 13. Cazzo, è venerdì 13 oggi. Porca miseria. Oggi è il 13 maggio del 2017. Anzi no, è sabato oggi. Ma che dico, oggi è sabato 13. Appunto, mi dovrebbe funzionare. Invece no, sta al 3-4%. Ma dai. Magnate sta carota. No, niente. Si deve essere buggato. Niente, provo a salvare, uscire, rientrare. Va a sapere. Sti bastardoni me lo vogliono proprio far sudare, sto unicorno. Dai, fatemelo prendere così pubblico sto cacchio di video. No, l'1%, ma è impossibile. Bene, in quest'angolino qui sembra proprio che si sia glitchato alla stragrande. No, come non detto. Però perlomeno adesso l'addomesticamento sta salendo. Si vede che si era momentaneamente buggato. Ok, magnati la carota. Benissimo, 40, molto bene. Non so cosa cavolo avesse avuto prima che scendeva l'addomesticamento. Va a sapere. Mannaggia sti programmatori. La zona sembra tranquilla. Adesso ovviamente arriverà di tutto, di più. No, nell'acqua no, mi raccomando, gira a destra. Gira a destra, bravissimo. Bravo. Ha fame. Come mai c'è l'iconcina della fame sopra e del torpore? Non l'ho capito. Però vabbè. Dai che siamo a metà strada, su. 51%. Ok, molto bene. Da unicornino mio che mi hai fatto bestemmiare come non so che cosa. Fai di farti tamare. Che poi non so se ha delle peculiarità in più o è pari e quali al cavallo. Non so, avesse qualcosa di magico non mi dispiacerebbe. Tipo dropparmi del ferro. Ecco, non sarebbe male. Ok, dai, sta andando bene. Siamo al 73%. Io incrocio le dita dei piedi. Incrocio le gambe. Giuro che ce le incrociate. Adesso incrocio... Cazzo. Ok, adesso incrocio anche l'indice con il medio. Ok, siamo all'84%. Speriamo che non arrivi nessuno a rompere la minchia. Ok, ha mangiato molto velocemente in questo step. Siamo al 95%. Forse l'ultimo pezzo abbiamo finito. Dai, per favore. Ok, incrociate tutto, anche qualcos'altro, anche voi. 5%, dai l'ultimo 5%. Così, bloccati lì che sembra un posticino tranquillo. Dai, cavalluccio mio, mangiati quest'ultima carota. Sì, ma vieni! Finalmente l'unicorno è nostro. Oh mio Dio. Allora, come lo chiamiamo? Dobbiamo cambiare nome all'altro cavallo e chiamiamo anche lui Stallone da culo. Perché, essere sincero, il vero autentico Stallone da culo è un unicorno. E quindi il vero nome spetta a lui. Ma guardate che carino, finalmente. Allora, prima di tutto vediamo quanta vita ha. 432, in pratica ce lo ammazzano come niente. Ok. Ma fai qualcosa di speciale, no? Scalci... E nitrisci, niente, non fai nient'altro. Ma porca miseria, io speravo facesse qualcosa di magico. Allora, chiamiamo l'altro, vieni con noi. Noi ci troviamo praticamente nell'isola dei carnivori, quindi siamo anche abbastanza distanti da casetta. Fammi un po' vedere. Ok, come vedete ci dobbiamo fare un bel pezzettone. Oh sì, guardiamocelo, ammazza quanto ce l'ha lungo. Dov'è l'altro? Vabbè, adesso lo prendiamo. Ma ce l'hai proprio lungo sto corno, eh? Ciao piccolino, mannaccia a te quante bestemmie che mi hai fatto dire. Finalmente ragazzi, allora come sapete l'unicorno è l'animale più raro di Ark, perché ce ne spawna solamente uno in tutta la mappa, e devo dire che mi è andata davvero tanto di culo. Oggi sono proprio partito con l'intenzione di cercare l'unicorno, ma essere sincero non ci speravo proprio. Agli occhi azzurri, bravo. Però con la pupilla dilatata, di la verità, cosa ti sei fumato, brutto mascalzone. Allora recuperiamo il nostro cavalluccio, dove sta?
Allora vieni stallone da culo. Anzi no, adesso ricambiamo il suo nome. Cos'è? No! Ma... Via. Porca miseria. Non ti far uccidere te. Ma... Ok. Ma dimmi te, venite qua per favore, va. Allora, lui cosa mangerà? Boh, adesso incomincio a dargli uno e due. Mangia e rimettiti in salute. Allora, rinominiamo lui e lo chiamiamo solo Stallone. Ecco qua. Allora, buon viaggio di ritorno, Dave. Buona passeggiata. Non lo so se registro, vi faccio vedere qualcosa. Al massimo vi metto una bella canzoncina. Vi metto una bella canzoncina, così non vi annoiate troppo. E noi ce ne ritorniamo a casuccia, tutti belli, felici, felici, fieri, fieri. Molto bene, siamo arrivati a casa. Siamo arrivati a casa, però come vedete sono da solo. Purtroppo il nostro stallone, il cavallo, non ce l'ha fatta. Mi è morto proprio qui vicino, vicino al fiume. Ahimè, pazienza. L'importante è che il nostro bellissimo, fantastico unicorno, eccolo qua, sia salvo, sano, dentro al nostro recinto. E ora la prima cosa che andremo a fare sarà un rifugio solo per lui, perché lui non deve morire. Ma ciao, ma come sei bello. Ma sei maschio o femmina tu? Facci vedere, sei maschio o femmina? Come faccio a piegarmi? Bene, 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 cari figlioli, e questa è la soluzione finale. Che ne dite? Avevo quasi intenzione di verniciarlo di viola, in modo che assomigliasse veramente a Stallone da culo. Ma per il momento ti lasciamo così, dai. Un grazie a tutti voi che avete sostenuto la serie, perché bene sì, siamo giunti alla fine. Questo ultimo video specialissimo, dove abbiamo tamato l'animale più unico che raro del gioco, concludiamo la serie. Non posso fare altro che ringraziare gli irriducibili che erano sempre presenti attraverso un like, un commento e una parola di sostegno. Grazie a tutti voi. E basta fare la cacca che mi stai rovinando il momento magico.